Siamo con Monia Peri del consiglio direttivo dell'Avis di Cannara e alla conclusione della festa della Vernaccia. Oggi è l'ultima serata, vediamo tanta gente, quindi questo ci fa capire come questa festa, che è alla sua seconda edizione, l'anno scorso è stata un'edizione zero per così dire, quest'anno appunto abbiamo visto tanta partecipazione in questi giorni ed è stata anche un programma molto ricco, ecco, quindi un bilancio di quella che è stata questa edizione. Un bilancio sicuramente molto positivo, che ha visto una presenza di pubblico molto consistente. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, anche in particolare tutti i cannaresi e tutte le associazioni che si sono unite a noi nel realizzare questa festa. Questa edizione è stata veramente un'edizione molto bella, molto piena, molto frizzante, piena di eventi, insomma. Cannara c'è comunque un gran bel movimento, quello che a settembre si vede con la festa della cipolla, c'è le 500-600 persone volontario, c'è comunque in realtà tutto l'anno, almeno nell'associazionismo, un bel fare, una bella partecipazione. Siamo soddisfatti molto anche per la riuscita delle manifestazioni collaterali, non essendo solo riconducibile tutto alla mangiata, al vendere un pasto. Per noi è stato molto bello fare il pieno, per esempio questa mattina al Raduno Alfa Romeo, oltre 100 macchine partecipanti di assoluto livello, sia storiche che attuali. Avevamo due 4C, una Giulia 3000 Biturbo, insieme a delle Targa Oro del 48, delle Giulia Spider degli anni 50. Abbiamo avuto una bellissima manifestazione ieri con Jack Sintini, che è molto inerente al nostro tema. Noi siamo l'Avis, comunque dedicata alla raccolta del sangue, al sociale, quindi qualcosa che ha avuto, no, grande, come dire, nemmeno successo voglio dire, però insomma una vicenda che è conosciuta e che comunque fa parte un po' del nostro mondo sociale. Abbiamo avuto una specie di sarabanda in versione locale con Sile Dò Risposta, con 700-800 persone in piazza domenica, quindi abbiamo avuto tante iniziative. Sindaci al dente oggi pomeriggio, una bellissima sfida alla quale hanno partecipato il sindaco di Cannara e il sindaco di Bevagna, giudici e quelli di Giano dell'Umbria, Assisi, Spello e Bettona. Quindi insomma è stata, credo, Cannara al centro dell'attenzione. Peccato le prime due sere un po' di freddo che ci ha un po' penalizzate. Bellissime serate a Colonia, un disco pub, insomma gente che balla, gente che si diverte, insomma abbiamo centrato in pieno quello che era il nostro obiettivo. La nostra Vernaccia attualmente è un vino dalla grandissima tradizione, ma che è nell'impossibilità di essere prodotto e commercializzato se non per piccolissime quantità, in ragione del fatto che attualmente l'areale di produzione è molto ristretto e quindi gran parte del nostro territorio è esclusa. Noi abbiamo sottoscritto una convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. Avrà due obiettivi principali: il primo è l'inserimento dell'uva cornetta nel registro nazionale dei vitigni e il secondo è proprio l'ampliamento di questo areale di produzione della DOC e quindi la possibilità di anche per altre cantine di iniziare a produrre e commercializzare la Vernaccia. La festa è andata benissimo, è la seconda edizione, diciamo una seconda edizione del nuovo corso della festa della Vernaccia, dove abbiamo avuto un ottimo afflusso di visitatori. C'è stato sicuramente una grande partecipazione da parte delle associazioni del territorio, che si sono tutte date da fare, e questa è una cosa bellissima. Quindi io non posso che ringraziare tutti per il loro impegno e dare l'appuntamento al prossimo evento, che è la nostra infiorata, e sarà anche quella un evento molto molto bello.